Virginia Tiraboschi, imprenditrice, esperienza comunale nella politica comunale di Ivrea e adesso in campo per le nazionali. Io ho una lunga esperienza effettivamente nella pubblica amministrazione, 25 anni, iniziati proprio qui al comune di Ivrea nel 1990. Lasciato questo comune che mi ha insegnato moltissimo, io mi sono formata nella piccola amministrazione, per poi andare nel 99 al comune di Torino, dove ho avuto la fortuna di occupare sempre posti di profilo dirigenziale che mi hanno consentito di gestire dipartimenti molto complessi e in ultimo anche l'opportunità, grazie al Comune di Torino, di seguire i Giochi Olimpici Invernali, che mi hanno dato la possibilità di capire meglio che cosa significa marketing territoriale, cioè fare la promozione del territorio. Poi dal 2010 al 2014 ho terminato la mia carriera nel pubblico in Regione Piemonte come direttore del turismo e della cultura, e anche lì ho capito che l'Italia ha molto da esprimere, il nostro Piemonte tantissimo, e proprio per questa ragione vorrei poter portare in Canavese, che è il territorio nel quale io sono nata e al quale sono molto legata, molto affezionata, a tutto quello che ho imparato sia a livello internazionale sia a livello regionale. E non solo, anche come imprenditore privato adesso, perché mi occupo per un gruppo che rappresenta l'eccellenza nel settore ricettivo, che è il gruppo San Maurizio 16-19, dell'accoglienza, della ristorazione, del benessere, cercando di offrire servizi sofisticati ad una clientela nazionale ed internazionale molto esigente. Quindi, come dire, un'esperienza lunga nel pubblico e nel privato a servizio del territorio. Lei ha parlato di sviluppo territoriale, come si potrebbe procedere per uno sviluppo territoriale del Canavese? Allora, io ho viaggiato moltissimo, signora, proprio per la fortuna che ho avuto, ripeto, di occuparmi delle Olimpiadi, e poi perché in generale sono un po' uno spirito nomade, zingaro, e mi piace moltissimo girare ed essere contaminata da culture diverse. L'ultima esperienza nelle Langhe, un territorio stupendo che rappresenta il cosiddetto prodotto collinare nel turismo, nell'industria del turismo, mi ha fatto capire che il canavese non ha nulla di meno rispetto alle Langhe e ad Alba, quindi mi riferisco proprio ad Ivrea e al canavese. Noi abbiamo un territorio che è un asset ambientale importantissimo per tutto quello che può esprimere, dal centro storico di Ivrea e anche di altri paesini che sono molto ben conservati, a tutto quello che esprime l'ambiente collinare, la serra, le colline vicine, i laghi, il fiume, insomma non ci manca proprio niente per poter promuovere meglio questo territorio, che mi sembra che negli ultimi anni si sia un po' rassegnato. Come si fa a fare questo? Io penso, cercando di guidare una sorta di rivoluzione culturale. Le rivoluzioni non si fanno nelle piazze, una rivoluzione culturale che parta dal basso, coinvolgendo i cittadini e facendo capire loro che hanno una ricchezza proprio, nelle mani. Sono fortunati perché vivono in una terra che è stupenda, si tratta solo di, saperla promuovere un po' meglio, mettendo a sistema una serie di asset che al momento non mi sembrano ben integrati in un progetto che dia visione e sviluppo a questo territorio. Ci conosciamo tutti e abbiamo l'opportunità di dirci le cose anche in franchezza.